Quanta gente! Questa ti piace? No. Guarda le candele con il vampiro. Un po' grande, no? Questi ce li abbiamo già. Vediamo le cose nuove. Guarda questo che bello. Immagina il buio e poi con dentro una candela. Bello, vero, bello. Poi prendo questa ciotola molto carina. Casa di Halloween? No. Vediamo. Quello cos'è? Questo è per fare la zucca. Il kit per intagliare la zucca, però non mi va di farlo. No, lasciamo perdere. Una volta l'ho fatto e sai che puzza. Ah, guarda, non lo voglio sapere che puzza. Lui però lo sa. Ciao, ti piaccio? No, vattene via. Lui sì. E questo? Make-up kit. Wow, bello. No, no, fa solo... Avevo paura di fare... No, il lanciascia. Questo è divertentissimo. Per il party di Halloween ci sta. Sempre quello dietro. Mamma, quelli dietro sono i migliori. Sono i meno toccati. Ok. Ce l'avevamo, sì, a Rovigo. Ce l'abbiamo, sì. Wow, guarda che bello questo set di giochi da tavolo. Dentro un libro ci sono le basi per tutti questi giochi. Bello. Ok, siamo tornati al tema Halloween. Questa è la scopa della strega. Vai, vediamo se funziona. Sì, funziona. Oh, guarda qua. Ti ricordi che poi le abbiamo perse? Perché tu le hai messe da qualche parte. Allora bisogna riprenderle. Ho visto una cosa. Daria. Finalmente, Alissa! L'avevi perso! Ma che questo è di Daniel! Ah, è quello di Daniel! Oddio! Beh, è vero, perché ha la banda intorno e sembra che ti hanno aperto la testa. Eh sì. Poi voglio prendere anche questi qui da attaccare al vetro. Cosa hai visto? Oh, il tacchino. È più per il giorno del ringraziamento, però è comunque un cadavere. È vero, però questo è per i cani. Super squishy. Senti. È viola. Vale. Ali, peccato che oggi non è lo shopping a tema pizza. Guarda questi calzini. Non è di Halloween. Oh, ecco altre cose a tema Halloween. Queste ci piacciono particolarmente. Questa è una casetta portacaramelle. Casetta degli snack fosforescenti riutilizzabile. La voglio. Mangio solo un soldino di cioccolato come dolcetto. Allora, qui ci sono degli anelli con le tombe o cose del genere, credo. Abbiamo anche queste patatine. E adesso andiamo a pagare. Proseguiamo da Primark. Fiocchettino. Sì, si sta, nero. Spugnette per il trucco? Sì. Eh beh, abbiamo preso i trucchi. Queste qui servono, che quando ti trucchi ti fai tirare la pancia, ti fai la skincare, qualunque cosa, te le usi per tenerti dietro i capelli. Ti servono? Sì. Vestitino invece lo abbiamo trovato da Sweet Benedict. Sì. Super elegante. Benvenuti al nostro Halloween party. Ta-dan! E adesso vi facciamo vedere come abbiamo allestito la cameretta di Alissa per questo party di Halloween. Sì. Innanzitutto spieghiamo l'outfit, perché tu farai un party con le tue amiche. Abbiamo deciso di vestirci abbinate, che una è amore, una è sposare e io invece sono uccidere. Amare, sposare, uccidere. Sì. Ok, e con cosa uccidi? Uccido con... Oh, che fai? Ah! Vediamo. Oh no! Mamma mia, che ferita che mi fa! Ah, basta! Beh, ovviamente questo è finto. E questi sono i tatuaggi che ci ha mandato zia Elena nell'altro video. Comunque nella realtà non uccidiamo. Poi qui, a proposito di zia Elena, abbiamo messo questi stickers. Furbescamente li abbiamo attaccati su delle superfici da cui poi si staccano facilmente. Qui invece delle ragnatele. Ragnatele nere. Che possono anche essere delle parrucche. È vero. Aspetta, ma fammi vedere questo fiocco. Ah, è vero. Questo l'abbiamo preso da Primark. Guardate che bello. Ehi, uccidere, stai ferma. Poi le patatine che metteremo in questa ciotola gatto. Sì, gatto vampiro. Paprika. Vabbè, gatto.
forma hanno? Sì, non capisco questo in che maniera dovrebbe essere un fantasma. Questo hanno fatto un errore, hanno messo due smile. Ma tutti sono così. Ah, sono così. Vabbè. Nel dubbio uno se li mangia. Ok. Qui abbiamo montato questa casa porta cose in cui ci sono le spugnette per... la palette. Aprendola, vediamo. Ha un sacco di cose appunto per ricreare un make-up per Halloween. Scusa, ma qui dovrebbe esserci qualcosa, ma non c'è niente. Non è che ne abbiamo presa una che era già stata aperta. E tu hai preso pure quella dietro che non era toccata. Vabbè, i pennelli ce l'ho già. Sì, ok, però uffa. Vabbè, comunque è molto bella. Ok. E questi per le unghie? Non li hai ancora provati? Però meglio provarli dopo, perché adesso le mani ti servono per finire di attaccare queste decorazioni sulla finestra. Anche per prendere qualcos'altro da mangiare. Superiamo questa garza insanguinata. E attacchiamo. Ok, mettiamolo qua. Scommetto che tutti grideranno quando che paura questa cosa. E poi questo lo posso usare anche su di me. Incredibile. Magari meglio qua. Ehi, dai, ci sta bene, oh, figo. No, ma che è? Oh, figo. Prendi quest'altro. E poi il fantasma. Dentro abbiamo messo una candelina e così fa tutto questo effetto. Che poi è bello che dietro è aperto appunto per mettere la candelina. E sembra che dietro c'è tutta la luce. Sì, fa il bagliore. Ecco. Ah, ma sono morbidi. Eh beh, sì, sono fatti di gomma. Non so, non ho la minima idea di quale sia l'ordine. Ma secondo me non hanno un ordine. Sì, vedi, alcuni sono più piccoli. Hai ragione. Ok, vediamo. Ci riesce così. Approvate. Ok, ma vediamo se con queste unghie riesci anche a vincere a tiro all'accetta. Almeno, cioè, non ce la faccio nemmeno con le mie mani normali. Figurati con Aspetta, eh sì, ma sei troppo vicina. Vieni qua, vieni qua. No, qua. E vabbè, un po' lontana devi stare. Qua però. Vabbè, prova. Non è neanche centrato il bersaglio. Peggio di prima. Ma scusa, ma non c'entra nulla. Mira. L'avevi preso però. Ma non l'hai preso con la parte davanti. È solo questa parte qui nera che si attacca, eh. Ecco qua. Vai, almeno una su due. No. E sì! Brava! No, mamma, guardate! No. Va! Però è figo questo coso. Guarda qua che mossa. Prima o poi ce la farai. Mira. Cosa? Forse deve essere più forte. O meno forte. Forse più forte. Meno forte. Perché sei ritornato indietro? Sì. Non l'hai registrato, vero? Sì, che ho registrato tutto. Dopo lo guardiamo a rallentatore. Non lo pubblicare. No. Oh, si può dire accetta la sfida. Vabbè. Me ne vado io. Sì, sì, vai tranquilla. Oh, è mio. Io non sono truccata e proprio per questo sono adattissima ad Halloween. È vero, sono buono. È bellissimo. Ok, e dopo aver giocato, aver mangiato e esserci truccate e tutto il resto, dobbiamo guardarci un bel film horror. Quindi accenderemo qua Netflix, ci mettiamo qua sul divano e prendiamo la coperta più comoda che abbiamo in casa e anche del colore di Halloween. Giusto. Se è rosa, bianca, non va bene. Deve essere viola, arancione o verde o nera. E se tutti quei colori insieme ancora meglio. Che comoda, è super comoda. Beh, Alissa, buona serata Halloween da sola. Vabbè. A guardare una cosa detta. Da sola. Vabbè, volevamo fare un finale con il film di Halloween, Alissa che fa merenda, ma lasciamo perdere. Vi facciamo i saluti normali e aspettiamo che arrivi qualcun altro per fare questa merenda party, però per adesso vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao e buon Halloween!
Kid ti vuole guardare Nightmare Before Christmas. Mamma ne parlo. Allora, nessuno vuole vedere i tuoi piedi.